Salve, sono Erika Buccarella e sono un'insegnante di scuola primaria, una maestra. E per la natura stessa del mio lavoro mi occupo di libri e letteratura per bambini e ragazzi. Faccio anche parte dell'associazione culturale La Scuola del Fare di Castelfranco Veneto e del gruppo Leggere per Leggere, che riunisce artisti, lettori, attori, educatori, insegnanti che si occupano di sostenere con tante iniziative la cultura del libro e della lettura. Per la serie Classici, ma non troppo, voglio presentarvi non uno, ma ben due libri che io purtroppo ho conosciuto solo da adulta, un po' troppo tardi. Ma siccome mi auguro davvero che nessun bambino possa crescere senza la compagnia di libri così belli, così speciali, ecco che voglio raccontarvi la storia dell'orso più famoso al mondo, che sicuramente grandi e bambini già conoscono, ma conoscono grazie ai cartoni animati, grazie ai film Disney e agli innumerevoli oggetti, giochi, giocattoli che ne riportano l'immagine. E sto parlando dell'orso Winnie the Pooh. Conoscere questo personaggio attraverso i libri che lo hanno fatto nascere e che in Italia sono editi da Salani, però è davvero tutta un'altra cosa, e proprio per questo ve li voglio presentare. Come è nato Winnie the Pooh? In una nota alla traduzione che si trova sia nel primo libro, che si intitola appunto Winnie Pooh, che nel secondo, La strada di Pooh, il traduttore Luigi Spagnol ci racconta che l'autore, un tipico letterato inglese di notevole successo, giornalista, poeta, commediografo, Alan Alexander Mill, nell'estate del 1923, all'età di 41 anni, trascorse le sue vacanze in una bellissima casa del Galles. Ma siccome nel Galles pioveva sempre, Mill, chiuso nella sua stanza con un quadernetto e una matita, si dedicò alla scrittura di un volumetto di poesie per bambini, molto probabilmente dedicato al figlio Christopher Robin. E in questo volumetto di adorabili nonsense, così poi fu definito, c'erano già molti dei semi che sarebbero poi sbocciati nei libri che Mill scriverà in seguito, dedicati proprio all'orsetto di pezza, inseparabile compagno di giochi di suo figlio Christopher Robin, e che all'epoca non si chiamava ancora Pooh, bensì Edoardo. Orso di zero cervello, o al massimo di pochissimo cervello, e in effetti l'orso Pooh il cervello non ce l'ha, perché lui, come tutti gli altri personaggi del Bosco dei 100 acri, questa dimensione autonoma, parallela rispetto alla vita reale, altro non è che un giocattolo, un orso di pezza. E così anche Isaia, che perde la coda e Christopher Robin gliela riattacca con chiodo e martello. E anche Can e Guro, e il saltellante tigro, e il timido porcelletto, tutti quanti dei giocattoli. Quando Pooh chiese a Christopher Robin: "Come sono arrivati qui?" Christopher Robin rispose: "Nel solito modo, non so se mi spiego." Cioè, erano stati comprati in un negozio e regalati a Christopher Robin. Orso di zero cervello, cosa che però non gli impedisce di saper inventare una bella canzoncina per ogni occasione, come per esempio la canzoncina dell'inverno che troviamo nel secondo libro: "Più che nevica ratatatum, più continua ratatatum, più continua ratatatum a nevicar." E anche la canzoncina della primavera, anche quella la troviamo nel secondo libro: "Le farfalle stanno volando e l'inverno sta calando, le violette stanno cercando d'esser viste, le colombe stanno tubando ed i boschi stanno mutando perché il cielo sta cessando d'esser triste, e le mucche stanno mucchendo ed il merlo sta merlendo, anche Pooh si sta puendo al soleone. E c'è chi lo fa cantando e chi lo fa sbocciando, ma ognun sta primaverando, non lo vedi?" "Ciao Pooh," disse Coniglio. "Ciao Coniglio," rispose Pooh sognante.
L'hai fatta tu questa canzone? Beh, più o meno, disse Pooh. Non è cervello, ma a volte mi viene. E adesso, per farvi entrare ancora meglio nello spirito, nell'atmosfera tenera, ironica e surreale che si respira nei libri di Pooh, facciamo come nelle presentazioni serie, cioè cominciamo dall'inizio. E quindi vi leggerò l'introduzione del primo dei due volumi, quello dove si scopre perché l'orso Pooh si chiama appunto Winnie Pooh. Introduzione. Se per caso avete già letto un altro libro su Christopher Robin, forse vi ricorderete che aveva un cigno. O era il cigno ad avere lui? Non so. E che lo chiamava Pooh. Era molto tempo fa. E quando lo salutammo, portammo via il nome con noi, perché pensavamo che al cigno non servisse più. Beh, quando poi l'orso Edoardo disse che gli sarebbe piaciuto avere un bel nome speciale tutto per lui, Christopher Robin decise immediatamente, senza pensarci su, che sarebbe stato Winnie Pooh. E così di fatti è stato. E ora che ho spiegato la parte del Pooh, spiegherò anche il resto. Non si può stare a Londra per molto tempo senza andare allo zoo. C'è della gente che inizia lo zoo dall'inizio, che si chiama entrata, e passa il più velocemente possibile davanti a ogni gabbia finché non raggiunge il posto che si chiama uscita. Ma la gente migliore va subito dal suo animale preferito e ci rimane. Così quando Christopher Robin va allo zoo, corre subito dagli orsi, bisbiglia qualcosa nell'orecchio del terzo custode da sinistra, le porte si aprono, percorriamo corridoi oscuri e saliamo ripide scale finché arriviamo ad una gabbia speciale. La gabbia si apre e ne esce una cosa bruna e pelosa e gridando «Oh, orso!» Christopher Robin si getta nelle sue braccia. Quest'orso si chiama Winnie, il che dimostra che è un ottimo nome per un orso. Ma il fatto è che non ci ricordiamo se è Winnie che si chiama Winnie per via di Pooh o se è Pooh per via di Winnie. Una volta lo sapevamo, ma ce lo siamo scordati. Ero arrivato fino a qui quando Porcelletto ha guardato in su e mi ha chiesto con la sua voce stridula: «E io?» «Ma caro Porcelletto», ho risposto, «tutto il libro parla di te. Secondo me parla di Pooh», ha squittito lui. Capite come sta la faccenda? È geloso, perché pensa che Pooh abbia una solenne introduzione tutta per sé. Pooh è il preferito, naturalmente, è inutile negarlo. Ma Porcelletto torna utile per un sacco di cose per cui Pooh non va bene. Perché non puoi portare Pooh a scuola senza che se ne accorgano tutti. Ma Porcelletto è tanto piccolo che scivola in tasca. Ed è molto rassicurante sentirlo lì dentro quando non sei del tutto sicuro se 2 per 7 fa 12 o 22. A volte poi sgattaiola fuori e dà un'occhiata al banco. Così è diventato più colto di Pooh. Ma a Pooh non dispiace. «C'è chi ha cervello e chi non ce l'ha», dice lui. «E non c'è niente da fare». E adesso tutti gli altri stanno chiedendo: «E noi?» Perciò forse è meglio smetterla di scrivere introduzioni e cominciare col libro. Buone letture!